Stiamo quasi per giungere al termine di questo progetto Più Voci di Donne, che ci ha accompagnate in un pezzetto delle nostre vite tanto complesso e tanto denso di emozioni, pensieri, riflessioni e cambiamenti. Dalle testimonianze di oggi sembra proprio emergere un po' questo chiudersi di un ciclo e riaffacciarsi di qualcos'altro. Ed è proprio da qui che vorrei partire. Qualcosa che termina e qualcos'altro che riprende. Da qualche tempo questo mantra del graduale ritorno alla normalità si sente spesso intorno a noi. A dispetto però di quanto si voglia connotarlo in positivo e con il significato dell'uscire dall'inaspettato e dal doloroso e riappropriarsi di spazi di vita accantonati, dalle parole di Paola e di Lucia emerge una sfaccettatura differente. Raccontando del prezioso tempo ritrovato con i figli, infatti Paola ci dice chissà quando e se tornerà questa occasione. Similmente Lucia si riferisce all'importanza dell'aver potuto approfittare del tempo a tre, dicendo che mai e poi mai sarebbe ricapitato. Proprio su questo vorrei porre l'attenzione, sull'importanza di non gettare però via tutte le importanti riflessioni, consapevolezze e valutazioni di priorità che abbiamo fatto in questi mesi, non gettarle via in nome di una ripresa acritica di cosa c'era prima, anche perché tornare alla normalità non significa che quella normalità pre-lockdown fosse così positiva o che ci calzasse così bene. L'opportunità che la quarantena ci ha dato di guardare con consapevolezza alla nostra vita, facendo i nostri bilanci, è importante che non si perda. E nelle bellissime parole finali della testimonianza di Paola si parla proprio di questo, quando dice che ora desidera tenere solo il vero, il sensato, e non più riempire invece la vita di cose inutili e futili. E trovo sia emblematico quando parla del riappropriarsi della sua casa e dei suoi spazi. Sembra banale, ma la routine che eravamo abituati a vivere spesso ci toglieva anche questo. La nostra casa potevamo viverla solo in pochi momenti dosati col contagocce, così come la natura intorno a noi e le relazioni. Ecco perché è importante capire il significato di questo termine normalità per noi. Cosa significa tornare alla normalità? Quale normalità? Come la vivevamo la normalità che eravamo abituati a vivere? Era davvero così importante quella per noi? Era davvero così calzante nella nostra vita? Questo credo sia importante considerarlo, valutarlo e metterlo a confronto con tutti i bilanci fatti. Di un altro ritorno, non augurato però, ci parla Lucia, e cioè del timore del riaffacciarsi della fase 1, sull'onda della mancata responsabilizzazione delle persone. Si augura infatti che da tutto ciò che è accaduto le persone abbiano acquisito una maggiore responsabilità e un pensiero teso ad abbracciare il gruppo e non soltanto la propria sfera individuale. Uno degli elementi che questa crisi mondiale dovrebbe aver messo decisamente in risalto, infatti, riguarda il bisogno di cooperazione, l'importanza della coesione e della rete per rialzarsi tutti insieme da un'esperienza che ha messo tante e tanti in ginocchio. Serve pensiero sugli altri per non ricominciare tutto da capo. Servono mani tese, salvagenti lanciati e abbracci metaforici anche per ricostruire una società che si basi su fondamenta più solide degli interessi individuali. Questo benessere sociale e individuale intrecciato si ritrova anche nelle parole di Deborah. Lei ci racconta il suo lavoro di arte terapeuta e il progetto di cui ha fatto parte, che intendeva proprio fornire sollievo su più piani, alle persone, alle colleghe, a sé. Nella sua esperienza, restituire qualcosa di perduto alle persone e a se stessa andavano di pari passo e si sostenevano a vicenda. Aver vissuto tutti situazioni simili, infatti, permette rispecchiamento, permette immedesimazione e permette di sperimentare una resilienza più collettiva dopo il trauma collettivo. Un po' come negli intenti di queste narrazioni, che ci hanno accompagnate nei mesi, sì, mettere ordine dentro di sé, organizzare secondo un filo l'esperienza di rottura, riconnettendola un prima e un dopo, ma farlo insieme, condividendo ognuno un pezzetto che si andava a inserire in un puzzle comune, volto a trovare le modalità
e le risorse di superamento delle problematiche ridondanti che emergevano di volta in volta. Voci che partivano sì soliste, ma che si riconnettevano poi in un coro.